della piazzetta. Rosaria Piazzetta, come sapete, lo facciamo, viene fatto a Piazzetta, in un bellissimo, forse il più antico borgo di Fermo, sicuramente il più antico. Questa sicuramente è la chiesa più antica di Fermo, quindi siamo contenti di farlo proprio qui, perché c'è una filosofia, insomma, in qualche maniera, che ci spinge, la filosofia di costruire delle comunità, comunità umane, comunità identitarie. Allora, i personaggi di questa, che non è un talk show, io vorrei dire che questa è una chiacchierata che serve a entrare nello specifico, perché noi oggi parleremo delle denominazioni comuni, che possono essere di fatto estremamente significativo. Io non mi ha detto, perché poi ci sono gli esperti per questo, intanto vi presento. Beh, Paolo Massoprio, che direi, facciamogli un applauso. Paolo Massoprio, giornalista, scrittore, fondatore, presidente del Premio del Padiglione. In questo momento se ne stanno occupando un po' tutti, dal Corriere della Sera, da ieri del giornale, poi c'era Libero, che scrive sulla stampa, su Avvenire, insomma. C'è l'agenda adesso, che poi presenteremo tra 40 minuti, i numerosi libri che lui ha scritto, che insomma hanno una celebrità. Accanto all'assessore regionale Petrini, lo ringraziamo di essere con noi. Poi abbiamo chiamato anche un sindaco, il sindaco di Monte Giorgio, Armando Benedetti, il sindaco di La Tribuna, Paolo Pino. Doveva essere con noi anche il sindaco, il rappresentante di Falenone, ma non sappiamo. Perché li abbiamo chiamati? Li abbiamo chiamati perché sull'Edeco loro hanno fatto qualcosa. Quindi ci racconteranno, hanno fatto o stanno per fare qualcosa, quindi ci racconteranno della loro esperienza. Fabio Molinari, che è un esperto dell'Edeco, è venuto insieme a Paolo, anche a lui buongiorno, grazie di essere venuto. Cristina Cassetta della Forneria Totò, perché anche lei da Santa Elpidio a Mare, con questa forneria veramente d'eccellenza, ha in mente di fare delle cose buone, perché noi facciamo le cose buone. Tra l'altro lì dietro vedete dei dolci che noi ieri abbiamo assaporato, di avere un veramente eccezionale. Va bene, io Paolo, se tu mi consenti, aprirei in una maniera abbastanza strana, perché da qualche tempo noi ci siamo, perché da qualche tempo io mi sono fissato su un concetto, il concetto della Big Society, sì, la ripresa della società civile. Allora io vi leggo, e dopo però mi sono accorto che non era una fissazione mia, perché poi giornalisti molto, molto, molto più importanti ne hanno scritto. La domenica scorsa addirittura sono 24 ore davano due pagine a questa cosa. Allora io vorrei leggervi qualcosa che poi in qualche maniera c'entra con le denominazioni comunali, con le leggi. Dice Elio Silva, sulle 24 ore, cioè le prove, scrive: la Big Society è stata proposta dal premio britannico David Cameron, ma è nata in Italia. E non qualche anno fa, ma già nel basso Medioevo, quando istituzioni ecclesiastiche, corporazioni d'arte e mestieri, confraternite e misericordie operavano insieme per assistere i bisognosi e fare credito, curare i malati, realizzare opere d'arte che sono poi diventate patrimonio dell'umanità. C'entra con l'Edeco? C'entra perché se poi andiamo a leggere il presidente della Fondazione Roma, Emanuele, lui scrive: la Big Society, o terzo pilastro, significa dare spazio alle comunità locali, alle associazioni, alle fondazioni, ai movimenti di varia natura, alle identità. Buongiorno al sindaco Amato, buongiorno, c'è un posto per avanti, Amato Mercuri Camoresco, ha fatto l'ingresso di un bar. Allora, perché c'entra? Perché io credo che le denominazioni comunali siano l'identità di un territorio, identificano un territorio. E che cosa oggi vuole il cliente, vuole il fornitore, vuole la gente? Un'identità, una riscoperta dell'identità. E noi facciamo con Rosaria Piazzetta in un luogo identitario, in una comunità dove ha visto corporazioni di artigiani, dove ha visto confraternite, dove è suonata la campana la domenica scorsa, in un concerto bellissimo, dove si ricostruisce una comunità umana. Allora, la prima domanda che io faccio a Paolo Massoprio: Paolo, c'entra questo con l'Edeco? Beh, credo si c'entra, è centrato il punto.
questa faccenda di